Buongiorno a tutti, sono Adriano Falcioni e sono un organista italiano. Faccio parte anch'io di questo bellissimo progetto che è la registrazione del primo volume del clavicembalo ben temperato di Bach. Oggi vi introdurrò brevemente al preludio e fuga che ho registrato, e cioè il La maggiore numero 19. Il preludio è composto da tre temi che andiamo ad ascoltare. Primo tema. Secondo tema. Terzo tema. Questi tre temi vengono utilizzati simultaneamente da Bach con un ordine ben preciso. Il primo tema viene messo la prima volta con il secondo e il terzo, poi viene messo il secondo con il terzo e il primo, poi il terzo con il primo e il secondo. Questo ci porta al famoso quadrato magico, dove la somma dei numeri, sia orizzontale che verticale, è sempre la stessa. Questo preludio, questo quarto quarti, quattro quarti in tempo moderato, contrasta con i 9 ottavi, il ritmo di danza della fuga. La fuga si divide in questo caso, in due parti. La prima parte, le prime 20 battute in crome, la seconda parte sempre 20 battute, quindi identica alla prima, in semicrome, battuta 41, numerologia bachiana, 14 e 41. Entrano gli stretti che Bach suddivide sempre in due parti, prima parte crome, seconda parte semicrome. Perché ho scelto questo preludio e fuga? Quando mi è stata presentata la lista non ho avuto dubbi. Avevo un debito col destino, più di 25 anni fa, al mio 8º anno di pianoforte, dove il vecchio ordinamento prevedeva lo studio di 24 preludi e fughe, quindi 12 dal primo volume e 12 dal secondo. Io ne studiai 23 e mezzo, quindi studiai 24 preludi e 23 fughe. L'unica fuga mancante era proprio questa. Per una pigrizia giovanile non la feci. Il destino mi aiutò perché all'estrazione non mi uscì questa fuga, e quindi prima o poi il debito col destino mi ha pagato e io lo pago ora e sono ben felice di farlo. E, ho concepito questo preludio come un trio, quindi ne ho fatto una mia versione, quindi spostando tutta la voce inferiore al basso, quindi al pedale, l'ho suonata con il pedale, le altre due voci con due registri differenti su due tastiere differenti, e tutto ciò è stato registrato all'organo Lewis inglese della chiesa di Sottolmonte in provincia di Bergamo. Grazie a tutti e spero vi piaccia.